Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Andrea Bruno che vi parla. Molti di voi, soprattutto chi opera nel web, già mi conoscerà nel ruolo di ideologo ed inventore. Questa volta qui sono qui online per denunciare un fatto impietoso, un fatto incredibile. Ieri ci sono state le elezioni, per tantissimi, anche per me, è un giorno oggi di giubilo perché abbiamo ottenuto un risultato importantissimo. Per tutta l'Italia. L'Italia sta finalmente incominciando a riottenere la propria sovranità nazionale. Il fatto increscioso che io voglio denunciare e portare a conoscenza di tutto il pubblico che mi segue è il seguente. Napolitano oggi, all'indomani delle elezioni, è scappato in Germania, è andato a parlare con la Merkel. Signor Napolitano, io mi rivolgo a lei. Ritorni nel suo paese, non abbandoni il suo paese. Lei dove va? Ritorni in patria. In questo momento importantissimo non è possibile che il nostro presidente abbandoni la nazione. Ritorni indietro. È proprio ma Napolitano cosa sta facendo? Sta andando a consultarsi con la Merkel per decidere da fare dell'Italia. Ma questo è veramente incredibile. Abbiamo superato ogni limite. L'accusa che lancio io al nostro capo di Stato, che non è più per conto mio, non è più il mio capo di Stato, il mio presidente è Alessandro Pertini, un grandissimo presidente che mi ha insegnato a combattere, a lottare per i nostri diritti. Pertini, tu sei il mio presidente. L'accusa che lancio nei confronti di Napolitano è un'accusa gravissima. È il più alto crimine che possa esistere nella legislazione della Repubblica Italiana. Lo accuso di alto tradimento nei confronti dello Stato, perché il nostro presidente ha dei diritti nei confronti dei propri cittadini e degli elettori dei partiti politici. Non può abbandonare in questo momento il nostro paese. La mia accusa si basa su dei fatti che possono essere appurati e sono fatti concreti. Viene accusato di alto tradimento da parte dello Stato per la nomina che ha effettuato Napolitano di Mario Monti come senatore a vita, perché Mario Monti, non la nomina di Mario Monti come senatore a vita, è alto tradimento nei confronti dell'Italia, perché Mario Monti non rappresenta gli interessi dell'Italia, Mario Monti rappresenta gli interessi delle lobby e delle banche. È come dire la persona che è stata raggirata, te vai a dare sostegno agli strozzini e agli esattori. Mario Monti, lui rappresenta gli interessi delle lobby e delle banche che in questo momento stanno opprimendo l'Europa e anche il popolo italiano. E questo è un messaggio anche per la Merkel. Io voglio dare un messaggio chiaro e conciso a quella persona là. Merkel, guarda, l'Italia è un grandissimo paese. Dall'Italia è partita la civiltà che ha colonizzato tutta l'Europa. Sono partiti anche riforme importanti. Non è il primo tsunami che sta partendo dall'Italia. In Italia abbiamo avuto il Rinascimento, la patria del Rinascimento. Quando iniziò il Rinascimento, nessun paese voleva credere a questa onda, a questo tsunami. E poi pian pianino è arrivato ovunque. Stai tranquilla, Merkel. Stiamo assistendo in Italia a un fenomeno nuovo. Questo è un nuovo Rinascimento. E prima o poi la bomba, il botto, arriverà anche da voi in Germania. E nolenti, volenti e non volenti, il botto lo sentirete, avete già incominciato a sentirlo, vi è venuta la strizza al culo e pian pianino l'Italia, come diede inizio al Rinascimento che pian piano conteggiò tutto il mondo, arriverà anche da voi. È questione di mesi, sarà al massimo questione di un anno o due, prima o poi il botto ci sarà anche da voi, perché prima o poi i cittadini europei, i cittadini di ogni nazione europea, si ribelleranno da questo mondo fatto da oppressori, da lobby e caste. Succederà anche in Germania. Questo ve lo garantisce il movimento a cui io ho dato il mio consenso e ve lo garantisco anch'io. Ok, ragazzi, mi raccomando, sostenete l'accusa di alto tradimento da parte dello Stato
verso il nostro Presidente della Repubblica, che io non ritengo più mio, e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti e ok, siamo tutti contenti del risultato, dell'esito delle elezioni. L'auspicio che faccio a tutti quanti è ognuno faccia il suo il possibile, dedichi parte del suo tempo agli altri in maniera disinteressata per migliorare la vita della nostra collettività e la vita di tutti noi. Ok, ragazzi, ciao a tutti.